Sostenere la primavera palestinese, quanto ha chiesto il presidente dell'ANP Abu Mazen a Strasburgo, nell'aula del Consiglio d'Europa, ai 47 paesi rappresentati nell'Assise. Abu Mazen invita l'Europa a riconoscere lo Stato palestinese e ad adoperarsi affinché il Consiglio di sicurezza dell'ONU faccia altrettanto. Noi siamo per la pace, ha detto, perché noi rifiutiamo la violenza e il terrore in tutti i suoi aspetti, specialmente il terrorismo di Stato e il terrorismo perpetrato dai coloni armati. Noi faremo abortire il loro desiderio, noi non cadremo nella trappola dell'estremismo. Un ruolo chiave spetta dunque all'Europa, ne è convinto il negoziatore di pace Saeb Erekat, che pone al centro ancora una volta la questione degli insediamenti nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Apprezziamo il contributo degli europei, ma chiediamo loro di entrare in gioco attivamente. Non dico questo perché una mattina mi sono svegliato e mi sono sentito in sintonia con l'Europa. Sto parlando di geopolitica, di storia, di interessi. Abbiamo bisogno di asciugare la palude dell'estremismo e abbiamo dunque bisogno di asciugare la palude di questa nuova occupazione. Crediamo che l'Europa possa essere il partner principale e a questo obiettivo stiamo lavorando. E a poche ore del successo diplomatico giunto dal Consiglio esecutivo dell'UNESCO, la bandiera della Palestina sventola all'esterno della sede del Consiglio d'Europa.